Cari amici di Motor Stories, è un po' che non ci vediamo, ma numerosi impegni mi hanno tenuto lontano dal canale e dai social. Anche per questo motivo il video che sto per mostrarvi doveva uscire settimane fa, trattandosi di un evento di fine settembre, e che ho potuto fare soltanto adesso, ma come si dice, meglio tardi che mai, anche perché è riferito ad un evento che merita davvero attenzione. Sto parlando del secondo Gran Premio Storico di Roma, ideato come vedete dalla locandina da Stefano Pandolfi, in cui è stata omaggiata la memoria di Elio De Angelis e Ignazio Giunti. E proprio quest'ultimo è stato protagonista di qualcosa di a dir poco emozionante, perché come da titolo, Ignazio è tornato magicamente a bordo della sua Ferrari, impersonato da un suo, a suo tempo tifoso d'eccezione, Emanuele Pirro, e che qui potete vedere da ragazzino, nel 1977, ricevere il trofeo Ignazio Giunti, consegnato proprio dalla mamma di Ignazio, per la sua vittoriosa stagione nel campionato kart. Emanuele quindi ha vestito i panni dell'indimenticato Ignazio, indossando il bellissimo ed iconico casco fornito dall'appassionato Thomas Pullini, che ne ha fatto realizzare una perfetta riproduzione e che possiamo vedere qui in foto insieme alla fidanzata a suo tempo di Ignazio, la signora Mara, che ne ideò proprio il disegno. Paolo Barilla ha poi messo a disposizione la sua Ferrari 312B, proprio con quel numero 6 che fu di Ignazio nel 1970. E davanti agli occhi di tanti appassionati e suoi tifosi, Ignazio si è così materializzato ed è tornato a squarciare l'aria con il 12 cilindri della sua Ferrari, creando, come detto, non poca emozione, anche dello stesso Pirro, protagonista in primis. Impreziosito da questi magici istanti, questo evento, che ha riportato indietro negli anni gli appassionati e il pubblico presente, ha avuto tra i protagonisti anche Andrea Galignani, sponsor e amico fraterno di Elio De Angelis, e Vittorio Tusini Cottafavi, nipote di Ignazio e autore anche del libro Ignazio Giunti, un pilota, un'epoca. Ignazio quindi non è stato affatto dimenticato, e non lo sarà mai. Oltre infatti ad un attivo gruppo presente su Facebook chiamato Siamo Tutti Giunti, vi inserisco il link in descrizione, a breve potremo vedere anche un docufilm prodotto da Marco Gentili, dedicato al pilota romano tragicamente scomparso nel 1971 a Buenos Aires, e di cui tornerò a parlarvi presto. Ringraziando Thomas Pullini, Andrea Galignani, Vittorio Tusini Cottafavi e Marco Gentili per avermi fornito le immagini che vedete nel video, e complimentandomi con loro e con tutti gli altri protagonisti di questa bella iniziativa, vi saluto e a presto per nuove Motor Stories. Ah, e mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao!